Il festival è promosso dalla Fondazione Trame e dall'Associazione Antiracket Lamezia. Vi informiamo che è possibile sottoscrivere la tessera civico Trame a tutti coloro che vogliano sostenere il progetto culturale Trame Festival, il lavoro nelle scuole lametine, il civico Trame, la costituzione di parte civile nei processi alle cosche, l'assistenza alle vittime di racket e usura. Il titolo del prossimo incontro è Intervista con le storie. Interverrà Nicola Gratteri, che dialoga con i volontari di Trame e Gutenberg, coordinato da Emanuela Gemelli. Verrà presentato il libro Storia segreta dell'Andrangheta di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, edito da Mondadori. È possibile acquistare il libro presso il bookshop del festival al Chiostro San Domenico e presso il book corner qui al lato del palco. Vi invitiamo a silenziare i telefoni cellulari per non disturbare l'incontro. Vi ringraziamo per l'attenzione e auguriamo buon ascolto. Buonasera. Buonasera, siete tanti, molto incuriositi. Ecco, forse dobbiamo mettere bene il microfono e siamo in tanti anche qui sul palco. Il procuratore Nicola Gratteri, è inutile presentarlo, lo conosciamo tutti, siete molti proprio qui per lui. E un applauso è davvero d'obbligo per un lavoro importante che ci coinvolge tutti, perché ne parleremo, dobbiamo essere tutti tanti Gratteri, se no non si va avanti, perché le lotte si vincono stando insieme e facendo ognuno il suo. Io spero che si senta bene perché c'è un grosso rimbombo, ma al di là del procuratore Gratteri volevo poi presentarvi, e ve li presenterò uno alla volta, questi ragazzi. Loro sono i volontari, quelli che ormai da 9 anni consentono che tutto questo possa avvenire. La vera ragione di questa piazza piena di gente, dei libri che si presentano, sono proprio loro, perché il futuro, anche il procuratore, io l'ho sentito tante volte dirlo, dobbiamo partire da loro, altrimenti davvero è difficile costruire qualsiasi cosa. Io mi limito soltanto ad introdurre, presentiamo un libro importante, perché non è un libro, un romanzo, una letteratura, è proprio un libro scientifico che si occupa di 'Ndrangheta, lo fa entrando proprio nelle pieghe più lontane della storia di questa consorteria malavitosa. E questo è un libro che si legge con fatica, appunto perché è un libro scientifico, e poi alla fine, io dico quella che è la sensazione che ho avuto io, si resta arrabbiati perché la grande considerazione poi è questa, alla quale arriva forse la conclusione proprio, che la 'Ndrangheta è diventata quello che è diventata perché negli anni è stata alimentata da tutti noi, da ognuno di noi, con un pizzico di responsabilità. Tutte le volte che ci siamo girati dall'altra parte, tutte le volte che abbiamo accettato delle cose che invece non possono essere accettate, perché il bianco è bianco, il nero è nero. E quindi si resta arrabbiati perché si capisce che in realtà non è stato fatto proprio tutto. Gratteri lo scrive, lo dice proprio senza rete, come suo uso e costume. E poi la cosa che invece, per quel che mi riguarda personalmente, mi ha lasciato proprio terrorizzata da professionista, da madre, da persona che ha deciso di vivere in questa terra, e un'altra considerazione forte che io ho trovato anche in una delle domande che hanno fatto i ragazzi, e cioè che il vero cambiamento in questo momento nella 'Ndrangheta di oggi è che non si distingue più, diventa tutto confuso, per cui la politica si alimenta della 'Ndrangheta, la 'Ndrangheta si alimenta di politica, l'economia
l'economia si alimenta di tutto questo, se pensiamo a tutto quello che accade nelle banche, alle tante inchieste, al fatto che veramente si è messo le mani su tutto. Io qualche tempo fa, adesso non ricordo, forse un anno fa la intervistai per un'inchiesta che aveva fatto sulla misericordia, e ovviamente non entriamo nel merito dell'inchiesta, però disse delle parole fortissime che poi fecero un po' il giro di tutte le televisioni, anche dei TG nazionali, perché disse: se si arriva a questo non c'è più speranza, mi disse Gratteri. Hanno messo le mani nei portafogli della gente che non ha niente, che non ha neanche un pezzo di pane. Quindi quando si oltrepassa questo limite è la fine di tutto. Ma noi vogliamo essere positivi e vogliamo crederci che invece proprio per questi ragazzi, per i nostri figli, per noi stessi si possa avere questo cambiamento, e allora il no lo dobbiamo dire in modo deciso, come fa ogni giorno facendo il suo lavoro il procuratore Gratteri, e dobbiamo sentirlo come un problema nostro, di tutti noi. Allora, io ho una grande stima e una grande ammirazione per il procuratore, però una cosa mi dà fastidio quando nel mio lavoro incontro tanta gente, qualcuno, no, si fanno dei commenti su come vanno male le cose, e molti dicono: procuratore, vabbè, tanto sa vita Gratteri. No, è una cosa simpatica, ma non è poi così simpatica, perché Gratteri è un uomo come tutti noi, e fargli vestire sempre questi abiti da supereroe non è giusto, perché invece ognuno di noi deve assumersi un pezzo di responsabilità. E lo ha detto tante volte, lo Stato è stato vicino alla sua procura, le ha mandato grandi investigatori, una finanza attentissima, polizia, carabinieri, però non basta, adesso ci vogliono i calabresi e ci vogliamo tutti noi, e non possiamo ancora una volta nasconderci dietro un supereroe, perché è un difetto che abbiamo, io lo dico da calabrese perché sono calabrese e sono molto orgogliosa, ma è un grande difetto che abbiamo questo, pensare che debbano sempre fare gli altri. E allora questi altri a volte sono Gratteri, a volte non sono persone così brave come Gratteri, e quindi riporre sempre le speranze del proprio futuro in uomini e cose e mai in se stessi è per me profondamente sbagliato. Questo mi ha insegnato la lettura di questo libro. Le cose si possono sconfiggere, anche l'andrangheta, ma bisogna lavorare con serietà e senza mai girarsi dall'altra parte. Noi ci troviamo a Lamezia, che è una città particolare, sappiamo, ha vissuto dei momenti davvero difficili, difficilissimi, e continua a viverli nella storia della sua amministrazione. E questi ragazzi, alcuni vivono a Lamezia e sono di Lamezia. E allora io, prima di dare la parola a Maria Francesca Gentile, che è corsista del progetto Visioni Civiche promosso da Fondazione Trame, volevo fare però una domanda al procuratore Gratteri, che so che già da adesso che non mi risponderà perché me l'ha già detto prima. Ovviamente abbiamo messo tutti sotto esame i calabresi, che non si prendono le proprie responsabilità, ma in questo momento sotto esame c'è anche la magistratura. Cosa ne pensa di quello che sta succedendo, e soprattutto lei l'ha mai vissuta questa difficoltà? Allora, lei intanto mi deve dire se vuole che io rimanga procuratore di Catanzaro o vuole che io domani mattina mi prenda un procedimento disciplinare e si rompe il giocattolo. Io voglio che lei rimanga procuratore, ma io voglio continuare a fare la giornalista. All'altra domanda. La domanda, allora, è chiaro. Cioè, perché voi capite bene che, voi sapete che io sono a Catanzaro da 3 anni e abbiamo fatto passi da gigante nell'organizzazione del mio ufficio, nell'organizzazione della polizia giudiziaria, l'ho detto tantissime volte e me lo ripeto con piacere, anche se a qualcuno può venire l'orticaria, che io sono orgoglioso e felice, sono il felice procuratore di Catanzaro, perché ho
dei colleghi meravigliosi o dei ragazzi straordinari che lavorano 10 ore al giorno, anche di sabato e di domenica, o dei colleghi che hanno un senso dello Stato 10 volte più forte del mio e sono bravi e danno l'anima nel lavoro. Quindi io sono la soubrette della Procura di Catanzaro. Quelli che lavorano sono i miei colleghi, i miei giovani colleghi che sono bravissimi, che sono straordinari. Ma i ragazzi straordinari non ci sono solo la Procura di Catanzaro, ci sono la Procura di Lamezia, ci sono in tutte le procure del distretto. Io, siccome ho la faccia tosta, sono notoriamente scostumato, e allora ogni volta che vado a Roma è ovvio che vado a bussare alle porte, certo, dei vertici delle forze dell'ordine, nei ministeri, vado ovunque. Chi mi vede, cosa vuoi Gratteri? E cosa sei venuto? Questa volta cosa ci chiedi? Io vado sempre col cappello in mano a chiedere uomini e cose. E in questo modo una procura che era quasi un encefalogramma piatto, abbiamo la procura che rispetta il numero di magistrati, la procura antimafia che rispetta il numero di magistrati è quella che produce più in Italia, è quella che ottiene i più grandi risultati in Italia. E questo grazie a tutti, io non finirò mai di ringraziare il comandante generale dei Carabinieri, il comandante generale di Finanza e il capo della polizia, che se anche se cambiano noi ormai siamo credibili, perché portiamo un progetto, portiamo un'idea, portiamo un sogno. Quando io vado a chiedere un qualcosa, non vado a chiedere un qualcosa, punto. Vado a spiegare un progetto, un sogno, che si evolve sempre, cresce sempre e si perfeziona sempre. E quindi voi, questi che vedete, le forze dell'ordine che voi vedete qui, sono tra i migliori d'Italia. Certo, è vero. E allora, quando io... Certo, se io avessi 200 carabinieri in più, 200 poliziotti in più, 200 finanzieri in più, è ovvio che io farei di più. Ma vi assicuro che quelli che ci sono lavorano tutti a regime. È ovvio, ci sono le mele marce ovunque, ci sono nella magistratura, nelle forze dell'ordine, dappertutto. Siamo esseri umani, non veniamo da Marte, siamo il prodotto di questa società. Quindi ci può essere e ci può stare. Sta alla nostra intelligenza e alla nostra esperienza derattizzare questa gente. Senza se e senza ma. Perché non c'è alibi per un magistrato sporcaccione o un uomo delle forze dell'ordine sporcaccione, non c'è alibi. Quindi è inutile che stiamo a parlare, dobbiamo intervenire in modo deciso e radicale, bisogna derattizzare questa gente per essere sempre più forti, mai rinviare il problema, mai mettere la polvere sotto il tappeto. Dobbiamo nel modo più assoluto, in modo determinato, perché passa la nostra credibilità, passa da questo. Noi proprio oggi abbiamo concluso un'indagine importante sul carcere di Cosenza. Era un'indagine che poteva essere fatta tranquillamente 5, 6, 10 anni fa. Non è stata fatta, non so perché, non so da chi. Non è stata fatta. Stiamo analizzando, studiando, armadi pieni di carte. Stiamo cercando di capire cosa c'è là dentro. E nel caso di questa indagine, il collega Falvo, uno dei migliori pubblici ministeri che abbiamo, e con pazienza ha messo in ordine e a regime le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia degli ultimi 10 anni. E il quadro è stato devastante, quindi stamattina abbiamo fatto una cosa importante. E quando uno riesce ad incidere, a pulire, è un riscontro formidabile. Non è il numero degli arrestati, è l'effetto. Perché se tu neutralizzi un carcere e finisci il gioco di avere un carcere a disposizione, l'Andrangheta aveva il carcere di Cosenza a disposizione attraverso 2+ infedeli, allora poi non solo pulisci, derattizzi il carcere, ma ne recuperi in termini di immagine e di credibilità. Noi, sì, lo dico sempre, noi abbiamo bisogno di voi, da soli non ce la possiamo fare, però devo dire che
che ogni anno ve lo dico e vi invito. E devo dire che questi inviti non sono invano, perché ci sono centinaia e centinaia di persone che ci vengono a trovare, che ci vengono a denunciare. Ci sono usurati, estorti, gente che subisce vessazioni, ma soprattutto gente che lavora nella pubblica amministrazione, che è esasperata, che non ce la fa più e viene da noi a denunciare. Questo, da qui si misura il livello di credibilità di un ufficio. Se nessuno bussa alla tua porta, vuol dire che non stai facendo il tuo dovere, vuol dire che non sei credibile. E siccome a Catanzaro c'è la fila per parlare di reati di mafia, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Malgrado a qualcuno venga l'orticaria, malgrado a qualcuno diventa viola dell'invidia o verde di bile, o peggio ancora di altro, noi siamo felici di questo, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e sono sicuro, strasicuro, che nei prossimi mesi, nei prossimi anni faremo ancora di più, ma molto di più rispetto a quello che voi avete visto. Quindi continuate a credere in noi. Lamezia ha veramente bisogno di credere in quello che dice Gratteri. Maria Francesca, tu hai preparato una domanda per il procuratore, allora vai. Mi collego perfettamente a questo che stiamo dicendo. La mafia, leggo nel suo libro, è diventato ormai un potere pervasivo e invasivo, soprattutto perché può contare sulla collusione di coloro che a vario titolo collaborano al funzionamento della macchina criminale. Parlo della cosiddetta zona grigia, parlo di imprenditori, avvocati, politici, parlo di amministrazioni comunali inquinate. Cito testualmente il suo libro. È sempre più difficile distinguere tra potere istituzionale e potere criminale, tra lecito e illecito, tra economia pulita ed economia sporca. Un tempo si faceva distinzione tra 'ndrangheta e politica. Erano due mondi separati, anche se comunicanti. Oggi quella congiunzione rischia di diventare una forma verbale. Ecco, che cosa si sente di dire in merito a ciò alla città di Lamezia che oggi vive il suo terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose? Allora, intanto partiamo dalla fine e non dovete vivere, e già l'ho detto quest'inverno nella libreria, cioè voi non dovete vivere la città di Lamezia come se fosse una città ormai persa, come se fosse un qualcosa che non esiste. Non dovete stare tristi, depressi, abbattuti, assolutamente. Lamezia è una città bellissima, è una città piena di intelligenze, di risorse. Non significa nulla dentro di voi, non deve significare il fatto che sia stato sciolto il comune, non sia stato sciolto. Dovete andare oltre, non dovete fermarvi a sentirvi persi, smarriti, bloccati, assolutamente certo. No, dovete reagire tutti, dovete reagire, cioè non dovete pensare che siccome è stato sciolto il comune o negli anni passati abbiamo fatto degli arresti, non c'entra niente nella vostra testa. Sì, i fatti sono avvenuti, avvengono, avverranno, ma voi dovete essere carichi, dovete essere positivi dentro, altrimenti non andiamo avanti. Cioè, il fatto che oggi non dovete stare così fermi, impalati, e quindi non si va avanti. Cioè, ci chiudiamo ognuno nei salotti, ci parliamo addosso, 3-4 famiglie si riuniscono, sono autoreferenziali, e viviamo ognuno in un nostro microcosmo, no? Uscite, occupate le strade, occupate le piazze come stasera, parlatevi, parlate a voce alta, impegnatevi nel sociale, incominciate a donare il sangue, incominciate ad adottarvi un'aiuola, ad adottarvi un parco, incominciate ad allenarvi a gestire la cosa pubblica e poi anche a creare delle associazioni, impegnatevi in politica, formate una fondazione, formate un partito, una lista civica, quello che volete, ma fate,
non trascinatevi e non vi fate trasportare dal pessimismo, non vi fate trasportare da gente cupa che viene qui a farvi solo discorsi di terrore, che siete tutti mafiosi, che siete tutti additati, e se facciamo le statistiche e questo comune quante volte è sciolto e quest'altro quante volte è sciolto. Andiamo oltre. Non possiamo stare a dire e a ripetere sempre le stesse cose, che il comune è stato sciolto tante volte, che questo, questa. Ma siccome già ce lo siamo detti, possiamo fare un passo avanti? Possiamo andare oltre? Possiamo incominciare a costruire? Possiamo incominciare a ragionare in termini positivi, senza farci usare da chi vi vuole terrorizzare? Per poi portarvi a passeggio, per poi mettervi come tante soldatine e dire solo io posso risolvere il problema, solo io vi posso far uscire dal guado, dal tunnel. Non è vero. Ognuno di voi ha un'intelligenza, un'individualità, una cultura che può trasmettere all'altro. Solo la pluralità, solo lasciate, a me non interessa chi è di destra, chi è di sinistra, di centro. Non è questo il problema. Io voglio che ci sia pluralità. A me interessa che voi vi impegnate, che voi vi allenate nel sociale, che voi la finiate di pensare a voi stessi, al vostro egoismo, alla vostra famiglia, al vostro nucleo familiare. Altrimenti non ne uscite. Qual era la domanda? Ah, la domanda era un'altra. La domanda era il rapporto mafia-politica. Quello che sto per dirvi, lo so che è brutto, può dispiacere, ma intanto dobbiamo cercare di non generalizzare. Fatta questa premessa, però, vi dico che tendenzialmente io ho visto negli ultimi decenni una sorta di sorpasso da parte dell'andrangheta ad hoc rispetto alla politica. Un sorpasso in termini di potere reale, in termini di credibilità nell'interfaccia con gli elettori, l'interfaccia con la collettività. Cosa voglio dire? Io quando ero giovane, quando ero ragazzo, poi giovane, io ricordo, perché io non vengo da Cambridge, ma vengo da una zona ad altissima densità mafiosa. Ricordo i capi mafia, ma capi mafia stiamo parlando come Anthony Macri, come gente che discuteva alla pari con Cosa Nostra americana, come gente che riceveva la visita di Totò Riina vestito da prete, quindi stiamo parlando di questa gente. Io ricordo questo Anthony Macri davanti al tribunale di Locri togliersi il cappello e fare l'inchino al suo avvocato, che era l'avvocato Simonetti. Oggi, un andranghetista di serie C dà del tu all'avvocato e spesso dà ordini agli avvocati. Guardate come si è ribaltato il mondo. Guardate quanto purtroppo spesso si è assottigliata la scrivania tra l'avvocato e il cliente. Ovviamente non voglio generalizzare, ci sono grandi avvocati con grande autorevolezza, con grande prestigio da tutti i punti di vista, però tendenzialmente, e chiedo qualcuno che alzi la mano se mi può smentire sul punto, tendenzialmente la scrivania si è molto assottigliata. Ci sono tante concause, la concorrenza sleale, il numero smisurato di avvocati, eccetera, eccetera. Cosa c'entra con la politica? C'entra pure con la politica, perché tutto il contesto, tutto il tessuto, c'è prima c'erano delle classi sociali distinte, ben distinte, oggi c'è un miscuglio. Oggi voi vedete in una tavolata nel mese di agosto, su un lungomare, su un bel ristorante, sulla spiaggia, a 20 km dalla battigia, vedete
in una tavolata medici, ingegneri, avvocati, funzionari, direttori, con dranghetisti doc, e non hanno rossore, non hanno nessun imbarazzo a frequentarsi, a mischiarsi, anzi si invitano pure. Io ricordo, quando ero ragazzo, che il capo 'ndrangheta andava dal politico a chiedere il rinvio del servizio militare del figlio, e la trasformazione del militare da mare a terra, e si risparmiavano 6 mesi, la raccomandazione per il posto di bidella della vedova del figlio, che era stato ucciso. Era un 'ndranghetista che si rivolgeva con ossequio al politico. C'era una sorta di timore reverenziale, di rispetto nel senso positivo del termine, perché il politico era una persona colta, era una persona che rappresentava la cultura, mediamente erano dotti. Nelle indagini degli ultimi anni noi abbiamo ascoltato intercettazioni dove un candidato a sindaco dice: io basta che salgo una sola volta sul fuoristrada di Tizio e mi faccio il corso e mi faccio vedere sulla fuoristrada con Tizio, per me è fatta, io sono sindaco. Sì. Io basta che mi vado al bar più importante del paese e mi prendo il caffè con capomafia e gli altri vedono che mi prendo il caffè con capomafia, per me è fatta, io sono sindaco. Noi abbiamo visto dei candidati al Parlamento andare a casa del capo crimine. Il capo crimine è il capo del crimine di San Luca che coordina tutti i locali del mondo. Quindi non stiamo andando da quello con la camicia sbottonata, con la catena dello stupido che poi mette il SUV 2 ruote sul marciapiede e 2 ruote sotto. No, stiamo andando dal capo crimine per chiedere pacchetti di voti. Quindi questo è il rapporto. Due anni fa, in occasione delle elezioni, eravamo nel Crotonese, l'Andrangheta decide di candidare 2 sindaci. 2 candidati a sindaci per lo stesso comune. A un certo punto, quando capiscono che il sindaco A era più avanti del sindaco B, chiamano il sindaco B e dice: guarda, noi appoggiamo là, poi più avanti una collocazione te la troveremo. Questo è grave perché vuol dire che sta venendo meno il pluralismo, la democrazia, la competizione. Andiamo a giocare con un mazzo di carte truccato. Perché intanto dobbiamo ancora una volta ripetere che l'andrangheta è una minoranza, anche nei paesi a più alta densità mafiosa. Quindi quando vi dicono tutti che tutto è 'ndrangheta, chi lo dice sta facendo confusione e mischia le carte sempre per quel gioco di terrorizzare per potervi manipolare meglio, anche chi fa antimafia, anche chi fa antimafia. Ci sono tante antimafie, c'è anche l'antimafia del business o c'è anche l'antimafia del potere fino a se stesso, del potere proprio, non del potere per la gente. E allora, quindi l'andrangheta è una minoranza, Cosa Nostra è una minoranza, però qual è la differenza? Che è una minoranza organizzata. E quindi se io sono il capo mafia di un paese e gestisco il 20% dei voti, se io quel 20% dei voti lo piazzo sul candidato, lo sposto sul candidato A o sul candidato B, io concorrerò a decidere chi diventerà sindaco. E nel momento in cui io concorrerò a determinare chi sarà il sindaco, poi parteciperò io capo 'ndrangheta alla cogestione della cosa pubblica, in termini di lavori di sommorgenza, in termini di variante a piano regolatore, in termini di appalti, perché se io ho partecipato alla elezione, sono stato un grande elettore,
io poi parteciperò alla gestione della cosa pubblica. E allora, ripeto ancora, no, dovete ribellarvi, non vi dovete assuefare a questo. Quando ci sono elezioni, votate per tutti, tranne per quelli che vi promettono un posto di lavoro per vostro figlio. Prima lei ha invitato i ragazzi a partecipare, ad essere attivi, sicuramente Alessia Sauro, che adesso le farà una domanda, che ha preparato anche lei una domanda, e tra quei ragazzi, quella Lamezia Bella, che se ne frega del commissariamento, lei è una veterana di Trame. Trame è alla nona edizione e questa è una manifestazione che ha fatto crescere proprio quello che diceva lei, procuratore, cioè la partecipazione dei ragazzi. A me stasera fa enorme piacere averli qui, perché è giusto che loro partecipino e abbiano la loro visibilità, ma non visibilità la velina. Visibilità nel senso che le loro curiosità e incontrare una persona come lei così da vicino e rivolgerle delle domande crea un po' di emozione, però io penso che sia un'esperienza bella e un'esperienza che vi rende più forti. Alessia, vai con la domanda. Infatti la mia domanda riguarda i giovani. Ci sono tanti giovani che si impegnano nella lotta alla criminalità, come penso noi volontari, ma c'è anche chi sceglie strade diverse. Infatti nell''Ndrangheta il picciotto è il primo ruolo che viene affidato a chi si affilia. Si diventa picciotto tramite un battesimo, un rito di battesimo, che avviene dai 14 anni in su. E il passo successivo poi è diventare camorrista. Che cosa spinge un ragazzo così giovane, adolescente, ad affiliarsi a un clan? E che cosa dovrebbero fare le istituzioni per evitare tutto questo? Allora, intanto quel giovane è un giovane sfortunato. Noi siamo molto fortunati, vedi, noi siamo qui, siamo fortunati perché siamo nati in una famiglia di persone oneste. Siamo nati in una famiglia dove i genitori non ci hanno predicato, ci hanno dimostrato con i loro comportamenti, con la loro coerenza, cos'è l'onestà, cos'è la generosità, cos'è l'altruismo. Perché questo si insegna non parlando, ma con i comportamenti. E ai figli non gli devi fare prediche, ai figli gli devi dimostrare con coerenza quello che dovrebbero fare, secondo il tuo modello culturale. Quindi io sono fortunatissimo, sono fortunato, in una zona altissima di Trame. Tu pensa che il 50% dei miei compagni di scuola o sono morti ammazzati o sono finiti in galera, alcuni dei quali li ho fatti poi arrestare io. Alcuni condannati anche a pene pesanti, altri, mi ricordo il mio compagno di banco che non parlava mai e poi appena 18 anni ha comprato una macchina blindata perché la sua ossessione era quella che doveva vendicare il padre, poi è stato ucciso a Siderno. E poi avevo un altro che era stato arrestato, cioè passava in una sua indagine su un veliero davanti a Miami e dentro c'erano 800 kg di cocaina. Quindi abbiamo fatto arrestare, lui appena visto con gli elicotteri la DEA che lo ha braccato, si è lanciato da questo veliere, poi è stato preso in mare. Quando sono andato lì a trovarmi, lui mi ha guardato, questo pensa giocavamo a calcio scalzi, perché allora quando tornavi da scuola ti dovevi togliere le scarpe perché non si dovevano rovinare, ti dovevi mettere i pantaloni vecchi, e perché se tu tornavi a casa con i pantaloni rotti o zoppicavi perché ti eri fatto male a pallone, ti ammazzavano di botte a casa, perché il gioco era tempo perso. Quindi dovevi o studiare o lavorare in campagna. Questo era il metodo montessoriano. E allora, perché oggi i ragazzi sono sensibili, oggi manco uno schiaffo gli puoi dare, perché sennò poi devi andare 3 mesi dallo psicologo. E da volte cioè io ogni 48 ore prendevo botte da mio padre, no? E infatti dicono, siete è cresciuto male Gratteri, no? E quindi è fondamentale
la famiglia. Nel 99% dei casi, se tu nasci in una famiglia di persone oneste, da adulto sarai onesto. Se i genitori sono fumatori, al 99% il figlio sarà fumatore. Se il padre bestemmia in casa, il figlio bestemmierà. Nel 99% dei casi è così. È fondamentale la famiglia. Un minuto dopo, la scuola. Se tu hai la fortuna di trovare un insegnante che nelle scuole elementari / scuole medie ti insegna la lingua italiana, tu sei salva. Se ti capita una professoressa o un professore che non conosce la lingua italiana e insegna italiano, tu sei rovinata per la vita. Non imparerai mai più. Perché l'italiano lo impari nelle scuole elementari e scuole medie, poi è un dramma. Tu puoi essere un genio, ma ci sono laureati che non sanno scrivere in lingua italiana. Io quando mi arrivano le cose li correggo e in una pagina come minimo aggiungo 6-7 virgole. Ah, ma tu sei fissato con le virgole? No, sono fissato con le virgole. Lingua italiana. Perché non si insegna più la lingua italiana. Comunque, per tornare al discorso mafia, la scuola è fondamentale, nel senso che dovremmo avere una scuola che non c'è. La scuola sarebbe fondamentale, importante quanto la famiglia, se la scuola fosse diversa da quella che abbiamo oggi. Noi avremmo bisogno di una scuola a tempo pieno, dove di pomeriggio altri insegnanti stessero in classe, in un'altra aula, bella, colorata, a leggere, discutere, parlare, dipingere, fare altre cose, tenere i ragazzi impegnati. Invitarli a posare il telefonino in un armadio, che lo chiudiamo, e poi la sera lo riprende. Cioè, i ragazzi dovrebbero stare a scuola più tempo possibile. Perché? In una famiglia normale, quando il ragazzo e la ragazza escono dalla scuola, vanno a casa, si chiudono la stanzetta e diventano figli di internet. Se sono di una famiglia di indranghetisti, quando tornano a casa si nutrono di quella cultura mafiosa. Un sbirro, un degno, questo è il linguaggio. Allora, noi cosa possiamo fare? Intanto noi abbiamo detto siamo fortunati, quindi continuiamo su questo, però dobbiamo essere più generosi. Cioè non basta essere qui ogni anno a trame come un rito. Dobbiamo poi continuare, trame non è una settimana, trame deve essere 365 giorni l'anno, quindi non stare a parlare di qualità, ma soprattutto non stare qui a parlarci addosso, non stare qui a dirci quanto siamo bravi e quanto siamo belli, ma andare nei posti difficili, nei posti di periferia, andare dove, nelle famiglie di disagiate, ignoranti, che non conoscono un altro mondo, che non conoscono un'alternativa all'illegalità. È lì la difficoltà, perché se io vado al liceo classico di Catanzaro, è ovvio, passeggiato, un'ovazione, ma che mi interessa, non c'è bisogno di andare là. Io devo andare nelle estreme periferie, dove c'è bisogno, dove c'è emarginazione, dove c'è difficoltà, è lì che mi devo misurare. E quando io ho recuperato, ho fatto cambiare idea al 10, al 20% dei ragazzi. Per me è più importante che arrestare 100 mafiosi. Quindi per questo io utilizzo tutte le ferie per andare come posso, andare nelle scuole a parlare ragazze, oggi pensa che per tempo, oggi purtroppo, dopo 10 anni ho dovuto lasciare l'università di Reggio Calabria, una cosa che non hai idea quanto dispiacere mi ha dato, perché non ce la facevo più. Ma era bellissima quel corso che facevo, perché era un corso dove io parlavo dei modi di arricchimento della 'ndrangheta, delle mafie in genere, parlavo di usura, estorsione, riciclaggio, voto di scambio, appalti, tutto questo mondo, che non si fa nemmeno la parte speciale di diritto penale, perché non c'è il tempo, nemmeno si dà. E quindi era un corso bellissimo, seguitissimo, avevo un'aula strapiena, cioè c'era la fila che tutti volevano fare la tesi con me, va bene, perché lo dico sempre, ormai sono una soubrette, sono di moda e quindi... poi ci facciamo la fotografia con Gratteri e allora siamo tutti contenti, no?
come se fosse una cantante o un cantante. E, però era bello il rapporto che si creava con i ragazzi, cioè vedevi queste ragazze a fine corso come crescevano e io come li provocavo quando gli dicevo lasciate l'università, a maggio se più di 24 non prendete l'università non fa per voi, non state a perdere tempo, laurearsi con 3 anni, 4 di ritardo siete già fuori mercato, questa laurea sarà la vostra tomba, sarà il vostro psichiatra. E allora che stai mi guardando, cioè tu sai che nell'università ora i rettori, i professori cercano, fanno pure la pubblicità come se fosse certo. un pannolino, un pacco di pasta per accalappiare studenti, no? Perché io invece gli dicevo lasciate l'università, andatevene, non fa per voi. E questi mi guardavano così. E io più dicevo in questo modo, più loro reagivano. Io li guardavo nello sguardo, reagivano e poi alla fine l'80% prendeva 28-30, ma perché studiava, perché rispondeva, perché si sentiva, non volevano fare brutte figure, era stimolata dalla mia presenza, perché ero severo con lo sguardo, quando spiegavo, quando interagivo con loro. Ti dico una cosa bella, vi ho parlato di questa mia esperienza, 10 anni all'Università di Reggio Calabria, per dirvi che tutti noi, oltre a fare quello che facciamo ogni giorno, oltre a pagare le tasse, oltre a farci la passeggiata per chi può con la moglie o con i figli, farsi un bagno a mare, dobbiamo dare di più, dobbiamo impegnarsi nel sociale, dobbiamo parlare agli emarginati, parlare alla gente che ha bisogno, solo in questo modo possiamo avere una società diversa, una società migliore, cioè dobbiamo essere meno egoisti, insegnate ai vostri figli a non essere egoisti. Io dico sempre ai ragazzi, anche ai miei figli, vabbè loro stanno facendo un percorso di studi che li porta a stare con i vecchi, con i malati, e gli dico sempre andate, fate questo esperimento. Mi rivolgo ai ragazzi, andate all'ospedale di Lamezia Terme e andate a trovare i vecchi, andate, vi sedete davanti al letto di un vecchio e parlate di un quarto d'ora, 10 minuti, è fondamentale, è terapeutico, perché voi non essendo allenati a parlare con i vecchi, con i malati, con i moribondi, per voi dentro è forte, cioè dovete caricarvi di coraggio, però è importante, serve a voi per formarvi il carattere, apparentemente è un atto di generosità, nella sostanza vi serve per rafforzarvi, a lui gli date vita, perché vedi, se io vedo te piangere non mi dispiace, sai perché? Perché tu hai altri 80 anni davanti e quindi hai la possibilità di ricostruirti la vita 3 volte. Vedere un bambino piangere, va bene, non importa che piange, gli passa. Ma quando tu vedi un vecchio piangere, è la cosa più triste che ti possa capitare, perché lui sta realizzando in quel momento il fallimento della sua vita. Quando vede che i figli non lo vanno a trovare, lui si rende conto, capisce che forse non ha trasmesso ai suoi figli quello che doveva o poteva trasmettere. Quindi attenzione, allenatevi a queste cose. Questa è la formazione, c'è mettersi in gioco, mettersi in campo, andate negli ospedali, andate ad aiutare chi ha bisogno, aiutare a parlare, questo serve ai malati, andateli a parlare, vi serve, soprattutto a voi ragazzi, ne uscirete diversi e più forti, continuate ad entrare in questo meccanismo, è fondamentale, è importante per un futuro. Io non sono quell'ipocrita che viene a dire il futuro è di voi giovani, no, vi prenderei in giro, non è vero, il futuro non è di voi giovani, il futuro è di tutti noi, perché se ancora vivo e sto parlando vuol dire che ancora posso fare, i morti purtroppo non possono fare, ma i vivi sì, i vivi tutti possono fare, tutti i vivi possiamo fare.
Passiamo all'altra domanda. Francesco Cefalà, il procuratore. Francesco, anche tu sei un volontario di Trame, ha detto Trame non solo così una passerella 4-5 giorni all'anno, ma Trame noi sappiamo che è nella linea che ci ha detto il procuratore, con i progetti civici, i filmati, una serie di approfondimenti fatti proprio nella città che soffre, nella Calabria che soffre. È il tuo momento, fai la tua domanda, Francesco. Grazie. Allora, dottor Grazieri, prima parlava del modo con cui le mafie, diciamo il modo che le mafie hanno per reperire liquidità, per reperire fondi, e nel libro scrive anche di 'ndrangheta e denaro pubblico. Ora, giusto per sapere un po' a che punto stanno i lavori nel 2019, volevo chiederle riguardo il porto di Gioia Tauro. Qualche giorno fa è stato sottoscritto un protocollo di legalità con il ministro Toninelli. Sappiamo che le 'ndrine calabresi ormai non lo considerano più tanto sicuro per far entrare la droga in tutta quanta Europa e stanno cercando altri punti di ingresso. Volevo sapere, in seguito alle varie confische, ai vari sequestri, in seguito a questo protocollo di legalità, un imprenditore che decide di impiantare una fase della propria produzione lì nel porto di Gioia Tauro deve prendere in considerazione soltanto fattori economici, fattori legati al mondo aziendale, oppure c'ha ancora altro a cui deve badare? Allora, guarda, il porto di Gioia Tauro ovviamente è stato gestito, comunque c'è la presenza dell''ndrangheta, non è che ora è finito il traffico di droga perché non si è sequestrato, cioè l''ndrangheta da sempre utilizza i porti di Amsterdam, Rotterdam, Aversa, in Italia il porto di Genova, di Livorno, di Salerno, Gioia Tauro, Ancona o Venezia. Però io vi posso dire che anche se all'interno del porto c'è l''ndrangheta, anche se l''ndrangheta gestisce un pezzo del porto per i propri affari, non è vero che l'imprenditoria non può lavorare in Calabria o l'imprenditoria non può lavorare al porto di Gioia Tauro. Io non voglio fare dei nomi, ma io sono testimone, anche perché si sono rivolti a me anche per consigli o anche per come rapportarsi, degli imprenditori che stanno aprendo delle attività, che hanno aperto già delle attività in aree ad alta densità mafiosa e non gli hanno chiesto la mazzetta. Questo perché? Perché un imprenditore deve essere anche furbo, cioè oltre ad essere onesto, a non giocare con due mazze di carte, a non fare l'ipocrita che quando vede il capo mafia al bar fanno a gara a chi gli deve pagare per primo il caffè e poi vedono il comandante dei carabinieri e fanno lo stesso gesto. Questi sono grandi ipocriti e dei falsi moralisti e gente che io non gli do neanche la mano, li lascio molte volte con la mano così, o gente che su Facebook dà la solidarietà a pregiudicati o indagati per mafia e poi quando mi vede mi fa la festa e mi dice il dottore continui così e gli faccio con la mano così. Allora, io se dovessi dare un consiglio a un imprenditore direi intanto osservate le regole, state nella legalità, ma per come vi è possibile fatevi vedere sempre vicino ai carabinieri, vicino alla polizia, vicino alla guardia di finanza, dalla mattina alla sera. Quando vi è possibile fatevi vedere sempre vicino alle forze dell'ordine. Diranno che siete un infame, che siete uno che parla con gli sbirri e vi diranno le peggiori cose. Però ci penseranno 3.925 volte prima di venire a chiedervi la mazzetta. Quindi io invito gli imprenditori a fare impresa, a non avere paura di fare impresa e se ci sono delle richieste estorsive venite a trovarmi e nello stesso tempo fatevi vedere più possibile e diventate tifosi, i tifosi più accaniti delle forze dell'ordine. È un grande antidoto contro l''ndrangheta.
Io prima di dare la parola a... No, avevamo prima Raul Serratore, vogliamo invertire come volete? Facciamo parlare Paola allora, dai. Paola Longo, che è del progetto Gutenberg, il procuratore Gratteri è stato ospite anche tante volte, un altro festival importante si tiene a Catanzaro, ma ormai si tiene in tutta la Calabria, in tutte le scuole calabresi, ha contaminato un po' tutta la formazione calabrese. Paola è qui per farle una domanda. Io volevo soltanto, rubo veramente un istante solo, dire sul porto di Gioia Tauro che è vero che c'è la 'ndrangheta, è vero quello che ha detto il procuratore, che gli imprenditori devono saperla tenere fuori dalla porta la 'ndrangheta e non sempre lo fanno, ma è anche vero che per esempio sui soldi pubblici su Gioia Tauro ci sono tanti punti interrogativi, perché come sono stati spesi, quali risultati sono stati prodotti, perché la verità è che il rapporto di Banca d'Italia, che proprio di qualche giorno fa, dice tutti i porti spagnoli crescono di 10 punti, Gioia Tauro fa il passo del gambero, ne perde 4 o 5. E allora due sono le cose, o sono incapaci o Gioia Tauro conviene a qualcuno che resti un po' terra di nessuno. Ma intanto ovviamente si tratta in via principale di una responsabilità politica, perché bisogna capire la politica a chi dà in affidamento la gestione della cosa pubblica, o chi, o a quali condizioni si firmano contratti. Certo. Perché è ovvio che nel momento in cui i cinesi hanno comprato in Grecia un porto, è ovvio che il traffico via Gioia Tauro è diminuito di molto. Nel momento in cui in un porto vicino Genova si sta costruendo un porto dove potranno attraccare di qui a poco le navi più grandi del mondo. Nel frattempo, mentre in Calabria ci piangiamo addosso, stanno costruendo un corridoio che da Genova porterà in Germania. In Germania, infatti. E quindi a quel punto ci saranno due grossi bypass e il porto di Gioia Tauro resterà una catena del deserto. Quindi per creare un'inversione di tendenza ci vuole veramente intelligenza, ci vuole veramente grande competenza. Veramente la politica dovrebbe affidarsi a tecnici veri, che non siano il prodotto di conoscenze o di amicizie o di clientele, ma gente vera. Manager. E allora forse può creare un'inversione di tendenza, perché sostanzialmente è come, se possiamo fare un accenno alla sanità, io ho molti amici medici al nord, ho degli amici che sono partiti da paesi della Loclide di 750 abitanti, 1000 abitanti, 1200 abitanti, un mio amico figlio di un falegname, si è laureato e poi voleva lavorare all'ospedale di Loclide, non ce l'ha fatta, si era andato a Modena. Adesso è primario oncologo e nel comitato scientifico a Ginevra sui farmaci antitumorali, gira il mondo e i suoi lavori vengono pubblicati in modo anonimo, scelti in modo anonimo sulla rivista inglese più prestigiosa di medicina che esista nel mondo. Un altro ragazzo, questo era di Portigliola. Un altro ragazzo in Sant'Ilario, un altro paesino, anche questo un emigrante, figlio di un insegnante di scuola elementare, adesso è professore universitario a Bologna di endocrinologia, un genio, un luminare. Se voi andate nell'università da Roma in su, è pieno di professori calabresi, pieno di primari calabresi, pieno di gente fantastica. C'è uno,
scappa, se qualcuno ha qualcosa che va oltre l'appendicite cerca di scappare da Roma in su, no? Quando andate in reparto, chi vi cura? Un calabrese. E allora poi uno fa questa domanda, dice, ma guarda tu, ma questo perché non lavora all'ospedale di Locri, di Melito, di Palmi, di Catanzaro, di Lamezia? Perché qui è un professore, è un medico che tutti cercano, che i ricchi vanno a curarsi da questo e non possono stare in Calabria? Perché non possono lavorare in Calabria? E allora bisogna farsene queste domande e bisogna arrabbiarsi, non bisogna assuefarsi a queste cose, è un dato di fatto. Da Roma in su le università sono piene di professori calabresi, siciliani, campani, eccetera, d'accordo? Perché allora da noi non funziona la sanità? Perché questa gente, questi geni sono emigrati? Allora ci dobbiamo arrabbiare. Ci dobbiamo arrabbiare, non dobbiamo più ridere davanti alle barzellette, ci dobbiamo arrabbiare, dobbiamo manifestare, dobbiamo protestare, ma in modo serio, in modo strutturato, in modo intelligente. Per questo vi dico attrezzatevi. Quando dico ai ragazzi nelle scuole studiate, è la vostra unica arma di riscatto, studiate per non essere fregati dagli adulti. Per non essere fregati da quelli che vi dicono che siete intelligenti, che siete bravi, che siete il futuro. Quelli vi stanno prendendo in giro, vi stanno fregando, vi stanno ipnotizzando per continuare a gestirvi come marionette, a gestire il potere. E allora studiate per essere intelligenti, preparati e determinate. Nel frattempo formatevi il carattere per essere una nuova classe dirigente, per riprendervi la Calabria. Paola. Buonasera, io ho scelto di soffermarmi su un estratto del suo libro, si tratta del discorso di Diego Tajani in Parlamento del 1876. Il primo insegnamento è questo. Tajani non è parente del Tajani. No. È di Crotone. Sì. Guardate che cose belle che ha detto Tajani a Crotone. Un attimo, ancora è scollegato. Pure il microfono. Dice anche la data. Sì. Che è importante. Intanto parla, vai. Ci siamo. Appunto del 1875. Il primo insegnamento è questo. 1875, sentite cosa dice. Che la mafia non è pericolosa, non è invincibile per sé, ma perché è strumento di governo locale. Questa è la prima verità incontrastabile. Di più, come volete che quando una parte di quei ceffi rappresenta la forza pubblica, come volete che tutti i cittadini siano degli eroi ed abbiano la forza, il carattere, il coraggio civile di deporre con piena libertà, quando sanno che questa giustizia è in una certa sua parte almeno, nella parte esecutiva rappresentata da coloro che per i primi dovrebbero essere colpiti? Dunque, intanto le parole di Tajani dimostrano come... Sembrano parole di ieri, di oggi. Sì, infatti dimostrano appunto come già nel 1875 la mafia sia legittimata in qualche modo dalle istituzioni statali. Dici che dobbiamo stringere. Così ci hanno mandato questo messaggio. Va bene. E inoltre che l'omertà, ieri, allora come oggi, è dovuta anche in parte da uno Stato che troppo spesso abbandona chi decide di ribellarsi e denunciare i mafiosi. Dunque, io ho inoltre letto di alcune riflessioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo e del cittadino riguardo la pena. L'ergastolo e il carcere duro vanno appunto contro queste due pene. E, riflettendo su ciò, in che modo, in quale misura crede che la magistratura può combattere in modo efficace la mafia, appunto?
Allora, guarda, intanto devo prima fare una premessa, se no sarei equivocato. Premesso che io sono per un'Europa federale, premesso che io sono contrario all'uscita dell'Europa di qualsiasi Stato, perché Stati Uniti, Cina, anche se vuoi India, Russia, vorrebbero, il loro sogno sarebbe un'Europa spezzettata, sarebbe l'uscita dell'Europa. Sai perché? Perché se gli Stati europei fanno come ha fatto l'Inghilterra, come sta facendo l'Inghilterra, ci mangeranno, ci masticheranno come una chewing gum. Verranno questi stati a fare shopping, e già lo stanno facendo, vedi il meglio del Made in Italy, se lo stanno comprando tutto. Se noi diventiamo tanti staterelli in Europa, ci fagociteranno, verranno i cinesi, i russi a fare shopping in Europa, e la prima ad essere fagocitata, ad essere mangiata, sarà l'Italia. Noi siamo molto deboli. Noi avremmo bisogno esattamente del contrario, di un'Europa molto più forte, di un'Europa che non discute solo di economia, solo di banche, ma di un'Europa che discuta di politica, di un'Europa che discuta di sicurezza, di un'Europa che discuta di omologazione dei codici per contrastare le mafie e quindi il riciclaggio e quindi tutte le forme di illegalità. Ogni tanto tu senti l'Europa che è contraria al 41 bis, che è contraria all'ergastolo. A me questi sembrano dei marziani, sono delle persone che non conoscono la realtà, persone ignoranti che vivono nel loro mondo e non conoscono l'Europa. Finito il semestre italiano, si stava discutendo dell'omologazione dei codici. Il semestre successivo a quello italiano era quello della Lettonia, e quindi l'omologazione dei codici sarebbe partito come base dal sistema giudiziario lettone. Io mi sono messo a gridare come un pazzo al Ministero della Giustizia e gli ho detto: fermatevi, fate un fermo pesca, non andate a sedervi al tavolo a discutere di omologazione dei codici, perché andremmo a buttare 150 anni di legislazione antimafia fatta sul sangue degli eroi morti in nome di un'Italia libera dalle mafie. Quindi non andate a sedervi là, perché noi purtroppo noi italiani siamo molto deboli in Europa, e la prova della debolezza dell'Italia sul piano politico non è un fatto di questi ultimi anni, perché se voi andate a studiare dove sono le sedi degli organismi internazionali, Eurojust, Europol, Interpol, dove sono? Sono in Olanda, sono all'Aia. E perché non c'è uno di questi uffici internazionali in Italia? Da qui si dimostra la credibilità e la forza di uno Stato, da quello che riesce a ottenere. E se non riesce a ottenere uno Stato come l'Italia, che ha la legislazione antimafia più evoluta al mondo, che ha gli investigatori migliori del mondo, e questo ve lo dice uno che continuamente si rapporta con le legislazioni dei paesi del Sud America, Nord America, Centro America e Europa, la polizia italiana è la migliore al mondo, la più capace, e allora noi non siamo riusciti ad avere un solo ufficio in Italia. Questa è da qui si misura la forza o la debolezza di uno Stato, quanto si conta in Europa, quando si è attorno al tavolo. Le chiacchiere sono un'altra cosa. E andiamo... Io chiedo a Raulo, che è stato paziente fino alla fine, di essere proprio stringente nella domanda. Raul Serratore, un corsista del progetto Visioni Civiche, sempre promosso da Fondazione Itrame.
Dai, ha anticipato in qualche modo due domande che le volevo fare. È il mio difetto. Però... è il mio difetto. Ma loro però... sono stati furbissimi, ne avevano preparate due, se lei e infatti qualcuno ha dovuto. Vai. Mi incuriosiva, in qualche modo l'ha anche anticipato molto ultimamente, però mi incuriosiva il fatto che nell'immaginario comune l'Andrangheta era visto come una sorta di banda che si parcellizzavano il territorio limitandosi al controllo per lo più locale e senza propriamente occuparsi dei cosiddetti affari grossi. Ma in questi ultimi anni, anche grazie a lei, è emerso invece che l'Andrangheta, oltre che a un fenomeno antico e a lungo sottovalutato, non solo non era una realtà circoscritta, ma che addirittura si è internazionalizzata, tanto che diversi paesi sono diventati anche, ahimè, le basi di traffici illeciti. Mi incuriosiva una sua riflessione a riguardo, e cioè... visto che altri paesi europei non hanno nessuna adeguata legge e nessuna esperienza di antimafia affinché si possa contrastare questo fenomeno anche a livello internazionale. Sì. Come si fa? Come si fa? Come facciamo a dargli i nostri mestieri a tutto il resto d'Europa, visto che la nostra antimafia mi pare che ha circa un secolo di attività? Sì, guarda, io proprio la settimana scorsa è venuta nel mio ufficio una delegazione, era una ventina di tra colleghi e elite di Polizia Giudiziaria Europea per parlare, per rapportarsi, ma erano, ti dico la verità, erano venuti più perché preoccupati, perché io parlo male di loro nei consessi internazionali. E quindi infatti poi una mi ha detto, ma procuratore, non parli male di noi, perché poi lei, perché lei è sentito in Germania, lei è sentito in Olanda. Io detto, lo so che sono sentito in Olanda, sono famoso in Germania perché sono una soubrette. Noi quando abbiamo fatto la strage di Duisburg, il BKA mi ha detto, procuratore, cerchi di fare lei l'indagine nell'Italia perché qui in Germania ce le risolveranno tutti. E noi non siamo consapevoli della professionalità, della grande professionalità della Polizia Giudiziaria Italiana. Non siamo consapevoli della ricchezza e del patrimonio di nostre conoscenze. Io ovviamente ogni volta che vado in giro nel mondo a parlare, io adesso sono stato in Olanda ad un convegno internazionale dove c'erano 140 paesi del mondo che si riuniscono ogni anno per discutere lo stato dell'arte sulle tecniche di indagine sul contrasto al narcotraffico, no? E io a sorteggio nel bussolotto hanno scelto me per l'Italia e quindi mi hanno invitato e sono andato e ho cercato di dire la mia, di spiegare. È ovvio che i miei interventi, che non sono assolutamente curiali ma sono scientificamente volutamente provocatori, perché io quando ce l'ho davanti sono violento, me li mangio vivi, ho rabbia, capito? Ho rabbia perché dico, perché voi che avete potere, che avete la possibilità sul piano europeo, se avete più forza rispetto all'Italia, non vi impegnate a riconoscere, a partire dal sistema giudiziario antimafia italiano per omologare questi codici? Perché non continuate? Perché fate gli ipocriti? E quindi sono violento. E adesso stiamo preparando un convegno internazionale in Africa, per l'Italia sono stato invitato dalla Banca Mondiale per discutere, perché c'è un problema Africa. Nel narcotraffico, nell'Italia, nell'Africa centrale non c'è un problema solo dell'immigrazione, ma l'Africa sta diventando un grande centro di stoccaggio per tonnellate di cocaina e quindi stiamo preparando un lavoro organizzato dalla Banca Mondiale. Quindi io cerco nel mio piccolo di parlare quando posso, di andare negli organismi internazionali a parlare, però tutti mi dicono che ho ragione, tutti mi dicono che questa è la strada giusta, però poi al quaglio non hanno l'interesse
a dire che in Germania ci sono i locali di 'Ndrangheta, perché dire che in Germania ci sono i locali di 'Ndrangheta vorrà dire intanto spiegare perché i tedeschi per 25 anni hanno nascosto la presenza della 'Ndrangheta e poi vuol dire scoraggiare gli investitori stranieri in mondi, in posti come la Germania l'economia è al primo posto. Se tu pensi alla City di Londra, che è uno stato, che è un'altra cosa, che non c'entra niente con l'Inghilterra, la City di Londra, è uno dei più grandi centri di riciclaggio del mondo. E c'è un altro mondo. Io sono stato in un'università inglese dove i professori di economia spiegavano agli allievi, agli studenti, che loro non si dovevano preoccupare da dove arrivavano i soldi, loro si dovevano preoccupare di essere bravi investitori, soddisfare le esigenze del cliente. Allora io mi trovavo lì con un colonnello della Guardia di Finanza che parlava bene l'inglese, io parlo bene il calabrese e così l'italiano. E dico al colonnello, ma ho capito bene, rifaccia la domanda, faccia lei la domanda, facciamo finta che siamo studenti ripetenti. E gli faccio la domanda al professore, così lo staniamo bene. Gli facciamo ripetere bene, fa finta che non ha capito tanto la domanda. E questo qui ha spiegato... Il professore mi sa che non è un problema i soldi da dove arrivano, quindi gli ha detto sostanzialmente se i soldi arrivano qui, i soldi della 'Ndrangheta, se i soldi della cocaina, non ci interessa niente, l'importante è investirli bene. E infatti la City di Londra è sostanzialmente un mondo che non esiste, non ci sono più gli inglesi nella City di Londra, perché costa talmente tanto un appartamento di 20 metri quadri che gli inglesi non se lo possono più permettere, e quindi là sono solo società di speculazione finanziarie e arabi che sono proprietari della City di Londra. Quindi un mondo virtuale, un mondo che non esiste, non è un mondo reale, è un mondo virtuale fatto di speculazioni, fatto di riciclaggio. Grazie. Abbiamo fatto molto tardi. Vi chiedo scusa. Però... no, voi mi facevate così. Io stavo dicendo, abbiamo fatto molto tardi, ma è stato tutto estremamente interessante. Grazie. Prima di tutto per le risposte che lei ha fornito, però mi permetto di dire anche per le domande fatte da voi che hanno veramente spaziato un po' su tutto. E quindi bravi, perché alla fine questa serata è riuscita... Grazie a voi ed è venuto fuori, un secondo soltanto, ed è venuto fuori ovviamente il magistrato Gratteri, che ormai conosciamo tutti, anche un pizzico dell'uomo Gratteri che parla a questi ragazzi come veramente non al futuro, come ha detto, ma all'oggi, e che li ha invitati, e mi piace ripeterlo, a non tacere, a scendere in piazza, a manifestare e a stabilire loro con la loro testa, non con quella di noi adulti che tante volte è un po' compromessa, cosa è bene e cosa è male. Grazie. Bravo.